Italiano, audizioni radiofoniche. Eia, stazione di Roma Prima. Giornale radio. Bollettino di guerra. L'alto comando delle forze armate germaniche comunica. Sul fronte di Cassino, le truppe corazzate germaniche hanno vittoriosamente contrattaccato e respinto l'inutile tentativo del nemico di infrangere le nostre linee di difesa. Il nemico getta ora nella mischia truppe negre e altri mercenari di colore, ma i suoi tentativi di avanzare permangono vani. Abbiamo trasmesso il bollettino di guerra diffuso dall'alto comando delle forze armate germaniche. Sul fronte politico si apprende da fonti neutrali di Stoccolma e di Lisbona che i cosiddetti alleati sono sempre più divisi fra di loro. Gli americani rigettano sugli inglesi la responsabilità della decisione di affamare l'Europa. I capi dell'opposizione inglese dal campo loro accusano Churchill di essere divenuto schiavo di Wall Street e degli interessi plutocratico-giudaici. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il coprifuoco è fissato per le ore 19. A partire da domani la razione giornaliera di pane sarà ridotta da 2. Qui che dovete cominciare ad avere paura. Infatti, anche raschiando con grande cura lo sporco, è inevitabile distruggere un po' della pittura originale rimossa dal filo del raschietto. E la distruzione anche della più infinitesima parte di un'autentica opera d'arte vi deve fare paura. Quindi, tremate pure prima di cominciare, ma quando siete pronti, intervenite con decisione e con estrema sicurezza. Padre generale, ci sono due signori con lui. Buongiorno, padre Pancrazio. Buongiorno, padre Antonello. Buongiorno, buongiorno. Prego. Padre Antonelli,
Sembra che ci sia stato uno spiacevole malinteso. I nostri amici... Permette? Mio caro professore, l'anno scorso lei è stato incaricato di restaurare qui all'istituto la crocifissione del Masaccio. Due anni fa. È stata esposta il mese scorso allo Städtisches Museum di Berlino. Ah sì? Non lo sapevo. Purtroppo è accaduto un fatto spiacevole. Uno dei nostri esperti, uno dei migliori che abbiamo in Germania, sembra essere dell'opinione che si tratti di un... Di un falso. Strano. Una copia eccellente, in verità, però leggermente più recente. Gli esperti dicono che il pannello è autentico degli inizi del 400, vale a dire del periodo in cui Masaccio era a Firenze. Ma l'analisi cromatografica ha dimostrato che questo Masaccio è stato dipinto non più di 2 anni fa. Lei, padre Antonelli, dipinge? Posso sapere il nome di questo esperto? Ziegler, di Stoccarda. Lo conosce, vero? Solo di fama. È uno dei maggiori falsari d'arte d'Europa. Quindi possiamo a ragione ritenerlo un'autorità in questo campo. Io mi occupo di restauri da molti anni. Non sarebbe questa la prima volta che un'opera originale viene dichiarata un falso o un falso dichiarato autentico? Diciamo soltanto che c'è stato un errore da parte di colui che ha spedito il quadro. Ha scambiato la copia per l'originale. Sono stato io a spedirlo. Lo imballai personalmente quando mi fu ordinato di inviarlo in Germania. Allora sarà facile per lei dimostrarne l'autenticità. Lo spero con tutto il cuore. Il popolo tedesco ha una grande ammirazione per Masaccio. E sarebbe crudele dargli una delusione, non è vero, padre? Ma sicuro. Lei se ne occuperà immediatamente, ne sono certo, vero? Se c'è stato uno sbaglio... Sì, tutti abbiamo il diritto di sbagliare. Una volta, però. Farò tutto il possibile, padre. E anche l'impossibile, speriamo. La Chiesa ha sempre prosperato facendo l'impossibile. Lei lo sa chi sono quelli, padre? Il 17 marzo lei è stato visto mentre prelevava una radiotrasmittente da un nascondiglio presso il ponte del Risorgimento, con la quale ha poi stabilito contatti sia col quartier generale della Quinta Armata Americana che col movimento partigiano nella regione del Lazio. Ha niente da dire? Che farebbe lei al mio posto? Lei che farebbe al mio? La farei fucilare. Prima d'aver risposto? Già, non ci avevo pensato. Ma sai, io non faccio il poliziotto. L'aspettano all'alto comando. Continui lei, Schultz. Pronto? Sì. Sì, padre. Padre Pancrazio. Sì, padre generale. Vedrai che vorrà parlargli dell'arte fiorentina. Non possiamo assolutamente opporci a loro. Lei forse non si rende conto che il colonnello Kappler oggi è venuto da lei con le migliori maniere. Se lo costringe a tornare domani, le sue maniere saranno le peggiori. Si porteranno via tutto. Tutto, fino all'ultimo quadro e fino all'ultimo restauratore. Lei compreso? Ah, sì, certo, lo so bene. Allora stiamo qui come un branco di pecore a vedere saccheggiare Roma in un modo che farebbe impallidire i vandali. Lo so, figliolo, lo so. Ma lei è al corrente della missione che mi ha affidato il Santo Padre. È estremamente delicata. Devo negoziare con i tedeschi ad altissimo livello per preservare l'intera città di Roma. Debbo chiederle di accettare il meno grave dei due mali. Me lo sta chiedendo o si tratta di un ordine? È un ordine, padre Antonelli. Un ordine. La ringrazio, figliolo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato, padre. Che dovremmo fare adesso? Dovremmo barricarci dentro l'istituto e dire: venite, venite a prendervelo se ne avete il coraggio. Se tutti quanti fossero disposti a resistere in questo modo, direi di sì. Il guaio è che la gente è esausta e delusa. Allora facciamo la resistenza passiva. No, è venuto il momento che gli italiani si formino una coscienza nazionale dopo 20 anni di dittatura. Kapler, ha fatto molto bene a venire. E lei che mi ha mandato a chiamare, generale? Questo è il nuovo ministro degli interni del Duce, sua eccellenza... Guido Buffarini Guidi. Si dice in giro che è l'uomo più odiato d'Italia. Odiato e temuto. Oh, e come si dice in Italia, molti nemici, molto onore. In ogni caso, eccellenza, mi fa piacere che noi non siamo i soli ad essere odiati dagli italiani. caro questore Caruso, che piacere vederla. Kapler, sua eccellenza Buffarini è venuto a parlarmi delle difficoltà che lei ha sollevato a proposito delle celebrazioni di domani per il... 25esimo anniversario della fondazione del Partito Fascista. Al contrario, io non ho sollevato alcuna difficoltà, a patto che le celebrazioni si svolgano esclusivamente a porte chiuse. Che vuol dire che voi ci avreste diffidato a far sfilare per le strade di Roma le formazioni del nuovo Partito Fascista Repubblicano. Le assicuro che non ho fatto niente del genere. Io ho fatto semplicemente rilevare l'inopportunità di provocare la cittadinanza di Roma con dimostrazioni che sarebbero impopolari, per non dire altro. Le sue parole sono inammissibili, colonnello. Penso che il colonnello Kapler volesse dire che non ritiene possibile che una dimostrazione per le strade di Roma possa svolgersi senza incidenti. I nostri uomini assicureranno il servizio d'ordine. E chi ci rimarrebbe a sfilare in parata? Eccellenza, mi consenta di leggerle l'elenco degli attentati e degli atti di sabotaggio commessi negli ultimi 10 giorni contro le forze armate tedesche e i nostri alleati fascisti. Sappiamo tutti che ci sono degli elementi criminali. Sì, sì, elementi intelligenti, audaci, bene organizzati e con una precisa strategia, lo so. Quale strategia? Bloccare i nostri rifornimenti, rendere Roma territorio ostile e obbligarci alla ritirata. Comunisti. Comunisti, socialisti, anarchici, democristiani, liberali, monarchici. Monarchici. La monarchia è un ricordo. Il re è scappato con i traditori. Non oseranno mai attaccare una formazione militare. Si tratta di gruppi isolati. Il colonnello Dolman e io abbiamo buone ragioni di ritenere il contrario. Esiste una giunta militare di cui fanno parte i rappresentanti di tutti i partiti politici, meno il vostro, naturalmente. Ma qui si tratta di una parata, eccellenza. Non ci sono formazioni militari a Roma. Roma è città aperta. Roma brulica di truppe germaniche. Ogni giorno intere divisioni passano sotto le finestre del Papa dirette al fronte. E lei dice che questa è una città aperta. Io non lo dico davvero. Lo dicono i vostri capi e il vostro Papa. Quindi, Roma è politicamente neutrale. E poi non ci sono stati movimenti di truppe in Roma per oltre una settimana. Allora com'è che da 5 giorni a questa parte un reparto di SS passa davanti al mio albergo ogni giorno alla stessa ora? Chi sono, Kapler? È l'undicesima compagnia del reggimento Bolzano, trasferita qui di recente dal Tirolo. La sicurezza locale è considerata da tutti, compresa sua santità, inadeguata, quindi ho ordinato a quella compagnia di marciare per il centro ogni giorno, per motivi psicologici. Ma per domani anche questo è stato sospeso. Una marcia in città nell'anniversario glorioso del fascismo sarebbe un'inutile provocazione. Nessuno oserà attaccare le nostre truppe. Generale, mi spiace, ma devo insistere. Chi comanda qui, voi o questo colonnello? Io comando, sono io, il comandante di Roma. E domani non ci sarà nessuna sfilata, annullata. Celebrate tutto quello che volete, ma a porte chiuse. Kapler. Generale. Si sieda. Signor, sì. Lei non ama eccessivamente i nostri alleati, vero? Sta chiedendo la mia opinione, generale. La politica non è esattamente il mio forte, però direi che il fascismo è morto. Ed è meglio che sparisca se vogliamo salvare ciò che resta del nostro prestigio qui in Italia. Ciò implica l'eliminazione di Mussolini. E se ricevessi l'ordine di incaricarmene, saprei anche come farlo. Proprio lei dice questo? Lei che ha organizzato la sua fuga? Le nostre opinioni, generale, non vengono chieste. Per lo più eseguiamo degli ordini. Giusto! E allora eseguirà il mio ordine. La sfilata fascista è annullata.
ma le nostre SS continueranno a sfilare per il centro. I miei ragazzi si sanno difendere, no? Mm-hmm. E domani marceranno come al solito. Domani marceranno. Domani, generale. Come al solito. Elena qui, con l'impermeabile. Paolo qui. Gli altri qui, qui e qui. Quando ricevi il segnale, Paolo, tu accendi la miccia. Elena qui. Cammini. Gli passi l'impermeabile e fuggi di qua. Arriveranno alle 2 precise. Paolo, ricordati. Hai 45 secondi per girare l'angolo. La miccia brucia in 50. Puoi farcela in 40. Senza correre. Abbiamo provato. Almeno 100 volte. Le micce non impiegano tutte allo stesso tempo. Questo lo sappiamo. Ci sono domande? Qui è Radio Londra. Buonasera, sono il colonnello Stevens. Oggi il signor Hitler ha ordinato l'occupazione dell'Ungheria, un altro dei suoi ex alleati. Naturalmente egli avrebbe preferito di non. Ciò che è accaduto oggi all'Ungheria è accaduto ieri all'Italia. Ma abbiamo fiducia che l'Italia riesca presto a superare le sue attuali difficoltà. Agite ora, amici italiani, per aiutare voi stessi e gli alleati vi aiuteranno. Buonanotte. Lo sa, Dolman, mi ha fatto passare l'appetito ripetendomi tutte queste storie orribili che sente a Radio Londra. Non sono il solo. Mi dicono che non c'è una sola radio spenta quando parla questo colonnello Stevens. I romani si divertono a sentire un inglese che parla italiano. Non si illuda, amico mio. Io parlo al telefono con Himmler ogni mattina. Berlino viene bombardata ogni notte. I russi avanzano verso occidente su un fronte di 1000 miglia. Tutti si aspettano che gli alleati invadano la Francia da un giorno all'altro. Il Terzo Reich sta andando a fondo, mio caro amico. E noi dobbiamo evitare di affondare con esso. È questo che cerca di dirmi, Dolman? Io non ho bisogno di fare interurbane per sapere che cosa succede. Mi basta tenere gli occhi aperti qui a Roma. E quello che vede non le piace. Io amo Roma, Dolman. Amo la sua luce, i suoi colori decadenti e caldi, le sue rovine. Nonostante la guerra. O proprio per via della guerra. Noi siamo i padroni di Roma, la controlliamo. Almeno per il momento. Diventa sempre più difficile. Ieri il nostro tribunale, il tribunale di guerra, ha assolto 3 italiani, 2 uomini e una donna che un paio di settimane fa sarebbero stati condannati a morte. Ma quei signori della Wehrmacht ascoltano anche loro, Radio Londra, che ha cominciato a trasmettere liste di cosiddetti criminali di guerra. Immagino che debba essere terribile sentire il proprio nome in quelle liste. Lei ha paura, Dolman? Il mio nome non è ancora stato fatto. E lei, Kapler? Io ho paura solo del disordine. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Quelle feste
Anni? Sì. Sto cercando padre Pietro Antonelli, il direttore dell'istituto di restauro. Sono io. Da parte del colonnello Kappler. Mi scusi. Mi è stato detto che il suo istituto è a corto di materiali per il restauro delle opere d'arte. Sono riuscito a trovare una latta di trementina. Mi dicono che è della qualità richiesta per il suo lavoro. Non abbia scrupoli nell'accettarla, non è bottino di guerra. Se nel frattempo fosse riuscito a trovare il masaccio, può affidarlo al capitano Pribke, a meno che, naturalmente, non preferisca consegnarlo a me di persona, il che sarebbe formalmente più corretto e mi procurerebbe il piacere di rivederla. Si accomodi, prego. Lo faremo tardi e i tedeschi non sono mai in ritardo. Ecco l'impermeabile. Questi sono gli uomini che posso darle, Caruso. Dovrebbero aiutarla a mantenere l'ordine in questa fausta occasione. Grazie, colonnello. Voi siete un vero amico dell'Italia. Siamo tutti veri amici dell'Italia. Noi tedeschi, il Papa, voi fascisti, gli alleati e i partigiani. Tutti veri amici dell'Italia. Povera Italia. Comunisti. Fascisti, nazisti! Italiani. Non parlerò! Voglio il nome. Thank you.
Scusi se l'ho fatta aspettare, padre. Oh, no, solo qualche minuto. Grazie di essere venuto. Grazie a lei per il regalo. È il colonnello Dolman che lei deve ringraziare. Lui ha... Noi abbiamo buoni amici alla Galleria d'Arte Moderna. È incredibile. Ah, sì? Perché? Oh, no, non volevo... Il fatto è che il personale della galleria mi aveva detto di non averne più. No. Beh, probabilmente lei non ha offerto loro niente in cambio. Mm. Vedo che è già imballato e pronto per essere spedito. Sì, se vuole controllare. No, 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 non è il caso. Mi dispiace molto di doverla privare di questo. A me dispiacerebbe molto se andasse distrutto. Metà dell'Europa è andata distrutta. Appunto. L'arte è l'unico mezzo di autentica comunicazione tra un popolo ed un altro, tra una generazione ed un'altra. Solo ciò che è bello può salvare il mondo. Solo ciò che è bello, buono e giusto. Una trinità molto più antica di quella della Chiesa. Sì. Non vuole sedersi? Grazie. Ho visto che osservava quel vaso quando sono entrato. L'ho trovato nel cratere di una bomba dopo un'incursione alleata. Ah, così ora la guerra serve all'archeologia. Già, Lei lo direbbe etrusco? Può darsi, ma è più facile che sia stato portato dall'Egitto da marinai fenici. Ci sono dei versi di Omero in proposito. Di Sidone gli abili cesellatori lo crearono con l'arte loro. Navigatori fenici lo portarono oltre il mare velato di nebbia, onde esporlo nei porti stranieri. Esatto. Questo mi sorprende. Un prete che legge Omero. No, leggo quando ne ho il tempo. Sì, anch'io. Noi abbiamo qualcosa in comune, padre. Entrambi leggiamo Omero, entrambi eseguiamo gli ordini dei nostri superiori e entrambi portiamo le nostre uniformi onorevolmente. No, la mia non è un uniforme, colonnello. Lei è un soldato della Chiesa, padre. La sua ipotesi, dico sua, ma è condivisa da molta altra gente, è che la condizione normale della società sia la pace. Io penso che la normale condizione della società sia la guerra. Secondo lei questa carneficina è normale? Secondo me è una follia da bestie feroci. E cosa farebbe lei, padre, se la sua chiesa fosse assalita da bestie feroci? La difenderei. Lo vede, padre, noi due ci somigliamo. Le grandi religioni si sviluppano e muoiono per le azioni di uomini come lei. Le nazioni e le civiltà sono difese da uomini come me. Io preferirei che non fosse necessario difenderle. Io preferirei una religione cui non occorressero i preti. Padre, mi spiace, ma ora devo andare. È stato molto gentile a venire. Posso darle un passaggio? Grazie, preferisco andare a piedi. Sì, la comprendo. Non sarebbe opportuno farsi vedere in macchina con me. Noi dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, padre, qualsiasi cosa accada. Sa cosa disse Picasso quando la Francia si arrese? I generali tedeschi hanno battuto i generali francesi. Io sono pittore. Vengano adesso i pittori a battersi con me. Io sono pronto. Picasso è noioso, decadente e vuoto. Crede che avrebbe vinto? Avrebbe vinto. Il masaccio. Ingrasseremo i preti, disse Hitler anni fa, e loro guideranno il gregge. Non sarà facile ingrassare questo, prete.
Ehi, qui non si può parcheggiare. Perché? Perché ci passano i tedeschi. Chi è? E tu che ci fai da ste parti? Chi cavolo sei? Ma che ti frega? E questa è la strada mia. Ah, allora raccogliti la mondezza. Io sto solo passando. Ma dove stai, Emilio? A letto. Lo rimpiazzo io. A letto, eh? Se ci ho mangiato assieme. Che c'hai là dentro? Andiamo, dimmelo. Caffè, farina, sigarette. Vieni a trovarmi a Piazza Vittorio verso le 4. Ti do qualcosa, eh? Ci puoi contare. Attento, eh. E dammi retta. Addrizza del distintivo. Arrivano entro 15 minuti, ci rinunciamo. Passa parola. Prego, sto aspettando una persona. Signorina. Thank you.
pericoloso. Andate lassù a giocare. Avete capito? Sto dicendo voi. Andate via di qui, andate lassù. Oh, papà, no, ferma, che poi è mio. Vieni qui, vieni qui. Lasciamo qui, indietro, indietro. Kapler. Vengo. La provocazione ha avuto il suo effetto. Sarà meglio che venga con me. Dove? Via Rasella, vicino via Veneto. L'undicesima compagnia praticamente non esiste più. Non lo so. Sono morti anche dei civili? No, non c'era nessuno nella strada. Solo noi. D'accordo, conti i nostri caduti. I tuoi ragazzi hanno marciato. Hanno marciato, Meltzer. Kapler! Vendetta, Kapler! Vendetta per questi poveri figlioli. Lo vede, Kapler? Lo vede che cosa hanno fatto i miei ragazzi? Ecco i risultati del suo servizio di sicurezza! Qui, in questa sporca strada! Chi è stato? Gli inglesi? Le spie americane? Gli italiani. Gli italiani? È impossibile. E io che amavo gli italiani, Kapler. Ma ora li odio! Dobrik! Dov'è Dobrik? È là. Dobrik! Minate tutta questa strada. Voglio che tutti i palazzi saltino in aria. Tutti quanti! Sono abitate le case, generale. Vuol proteggere gli assassini? No. Deve saltare in aria tutto il quartiere! I miei ragazzi. Poveri figlioli. Cerchi di calmarsi, generale. Qui non si tratta di lei, ma del buon nome del nostro paese. Siamo noi le vittime dell'attentato e abbiamo noi il vantaggio morale. Non è questo che mi importa, vuole capirlo? Dobrik, esegua i miei ordini. Su. Tieni sulle mani! Su! Su! Ma, generale, non siamo qui per questo.
Lei è responsabile di tutto, Gabler. Me la pagherà, le dico. Venga via, generale. Bisogna fare rapporto al comando supremo e può farlo solo lei. Lasci qui Kappler a occuparsi della situazione. Signor generale, che ne facciamo di questa gente? Fucilateli tutti! Portateli via. Bisogna interrogarli. Ma gli ordini del generale, signore. Era turbato. Mi assumo io ogni responsabilità. Signore. Tenente! Signor Sergio. Ammiro la sua discrezione, Kappler. Siamo agli sgoccioli e non vogliamo sentire i nostri nomi a Radio Londra. Vero? Le ho già detto che è essenziale che io parli con il feldmaresciallo Kesselring. Cosa? È andato a ispezionare il fronte. Beh, trovatelo! Devo parlargli ad ogni costo. Prima voglio il generale Jodl a Berlino. Immediatamente. Dov'è Caruso? Al comando tedesco, eccellenza. Bisogna mobilitare fino all'ultimo uomo. C'è da aspettarsi di tutto. Nel frattempo, dobbiamo informare il duce. Scrivete. Oggi, alle 2:30 del pomeriggio, un reparto militare delle SS, mentre procedeva per via Rasella... Padre, ha sentito lo scoppio? Pare sia un attacco dei partigiani. Sì, ho sentito. I tedeschi sono impazziti. Girano per la città, arrestando i passanti. Dicono che ci sono stati molti morti. Vai a chiudere il portone. Non volevamo venire qui, padre, ma Paolo si è sentito male. E allora... Ma non si preoccupi, ce ne andremo appena fa buio. Sì, sono solo. Sì, l'ho sentito. Sì, padre, qui a due passi, a via Rasella, dicono. Non lo so. Ma se ho qualche notizia le telefono. Sempre sia lodato, padre. Furente. Il Führer è furente. Furente. Ho chiamato Berlino. Jodl gli ha parlato personalmente. Mi stanno chiamando Kesselring. Allora cercatemi Mackensen. Il generale Mackensen, idiota. Vuole far saltare tutta la strada. Casa per casa. Proprio come ho detto io. 50 per uno ne vuole, per ogni soldato tedesco vuole 50 italiani. Ci ripenserà. È una questione politica. Roma non è il fronte orientale. Vedrà che ci ripenserà. E poi, per cambiare, stavolta non siamo noi le bestie feroci. Bestie feroci? Noi? Ah, generale Mackensen, come sta? Ha saputo? Sì. Sì, un momento, Kappler è qui. I morti quanti sono? Fino ad ora 28. 28. Aumenteranno, però. Generale, io avevo proposto, ed il Führer in persona... Ah, lo sa. Eccessiva. Ma se lo stesso Führer... Ripensarci, dice. Vuole parlare con lei. Signor generale... Sì, una volta ne parlammo col generale Harster.
Nell'eventualità di rappresaglie decidemmo di prendere in considerazione tutti i detenuti di sesso maschile già condannati a morte o all'ergastolo. Sì, signore. Se necessario, avremmo incluso quegli accusati di reati punibili con la pena di morte ma non condannati ancora. Sì, si possono prendere dalle nostre prigioni qui a Roma, naturalmente. Bene, grazie, generale. Io non avevo finito di parlare. È stato lui ad attaccare. Beh, cosa ha detto? Quanti per ognuno? Ha detto che verremo informati non appena saranno decise le misure da adottare. Proprio non la capisco, Kapler. I nostri uomini giacciono in quella lurida strada, fatti a pezzi da questi porci. E lei sembra voler dimenticare tutta la faccenda. Chi ha mai voluto venire in questo sporco paese? Siamo stati chiamati ad aiutare i nostri alleati. Lei vuole che rimangano impuniti? I romani devono essere scoraggiati dal compiere certe azioni, ma le rappresaglie non hanno mai fermato nessuno. È stata una delle cause della prima guerra mondiale ed han fatto dei martiri dei ciechi di Lidice. Le rappresaglie, generale, puniscono esclusivamente le vittime e i loro carnefici. Così, ora vuol darmi lezioni di storia, eh? La rappresaglia fermerà gli italiani. Si spaventano facilmente. Oppure lei ha qualcos'altro in mente? Diciamo che ho un'altra opinione. Al diavolo le sue opinioni. Farà quello che le dirò io. No, signore. Cosa? Farò quello che le ordineranno di dirmi di fare. Maresciallo Kesselring, il generale Meltzer ha telefonato 4 volte. Dice che è urgente. No, onore. La situazione al fronte è molto grave. Gli americani sono in grado di avanzare verso nord. Non credo che potremo resistere più di un paio di mesi. Continueremo quindi a preparare la nostra ritirata da Roma. Scusi, il generale Meltzer ha telefonato di nuovo. Dice che i partigiani hanno attaccato un reparto di SS nel centro della città e che ci sono stati molti morti. Capisco. Grazie. Devo richiamarlo al telefono? No, chiami Berlino, l'alto comando. Allora, colonnello, qual è stata l'impressione che ha riportato oggi al fronte? Mi piacerebbe essere dalla parte degli americani anche per un solo giorno. Vi travolgerei con tutti gli armamenti che hanno a disposizione. Sì. Il generale Jodl per lei. Qui Kesselring. Capisco. Sì? Quanti sono i morti? 30? Io ne ho avuti 400 solo oggi ad Anzio. Ma anche Roma è un fronte, no? Se insiste su questa decisione, deve mandarmi tutto ciò che serve. Io non posso spostare né un mezzo né un soldato. Ditegli di ripensarci. Sì, questa è la mia risposta. Aspetto la vostra. A Roma, il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento è stato celebrato oggi con un'imponente cerimonia al Ministero delle Corporazioni. Alla riunione organizzata dal Partito Fascista Repubblicano ha parlato il sottosegretario all'aviazione Carlo Borsani, cieco di guerra, medaglia d'oro al valor militare, eroe della guerra d'Albania. Il grande poeta del regime, ricordati gli storici eventi del 23 marzo 1919, data fatidica nella storia del fascismo, ha sottolineato che la gloriosa esperienza del fascismo... Ma come è possibile? Neanche una parola. I quali, nonostante le sfortunate contingenze... Ho pensato che un po' di buona minestra calda... Grazie, Giovanni. Ma niente pane. Non importa. Ci sono delle coperte nell'armadio. Se ora non ha bisogno di altro. Si cominciano a nutrire delle preoccupazioni per gli abitanti di alcuni paesi vicini. Da fonte vaticana viene confermato oggi che il Santo Padre gode ottima salute. Egli soffre unicamente dell'angoscia causatagli dagli eventi della guerra,
con le sue privazioni, padre, i suoi dolori, deve cercare di capirci. Insostituibili monumenti storici, religiosi. Non posso, Elena. Mi dispiace, ma non ci riesco. Sulla costa adriatica, nel corso delle operazioni, le truppe germaniche hanno respinto diversi attacchi nemici. Ad Anzio le perdite nemiche sono valutate molto superiori a quelle delle forze armate germaniche. Secondo le ultime notizie da Tokyo... Non ne parla ancora nessuno. Aspettiamo Radio Londra. Chissà che cosa ne penseranno gli alleati. E il nostro re. Il nostro comitato opera secondo le direttive degli alleati. Il nostro re ci vorrebbe tranquilli ad aspettare il suo ritorno. La convenzione dell'AIA prevede il diritto di rappresaglia. Stammi a sentire, Andrea. C'è uno stato di guerra in corso tra l'Italia e la Germania. Noi abbiamo attaccato una formazione militare nemica in assetto di guerra. In pieno giorno e sul nostro territorio. Vorrei tanto sapere cosa ne pensano i tedeschi. Se si attengono agli articoli della convenzione dell'AIA, diranno che qualora i responsabili non si presentino, fucileranno degli ostaggi. Anche il doppio o il triplo dei soldati tedeschi uccisi. Non oseranno. Sanno che Roma esploderebbe. Mettiamo una cosa in chiaro. Qualsiasi cosa accada, nessuno dei nostri uomini si presenta. Nessuno. Ma persone innocenti. Innocenti come gli abitanti di Varsavia, di Rotterdam, di Londra, di Leningrado. E innocenti come i milioni di ebrei sterminati nelle camere a gas. Credete davvero che soltanto Roma debba salvarsi? Perché c'è il Papa? Io non ci sto, invece. Né ci stanno milioni di altri italiani. Voi dite che i tedeschi faranno rappresaglie, uccideranno ostaggi. Che ci provino. Solleveremo tutta Roma contro di loro. Giorgio ha ragione. Io ho dei figli. Un giorno voglio che possano dire: mio padre ha preferito annegare nel sangue piuttosto che vivere nella merda. Sì, lo so che ha telefonato per ore e ore, generale Meltzer. Ma la prego, cerchi di calmarsi un poco. Io comprendo benissimo i suoi sentimenti. Forse lei si è disabituato alla vista del sangue. D'ora in poi, invece, dobbiamo tutti abituarci all'idea che i partigiani sono una forza combattente. Ora mi ascolti bene. Ho parlato con Berlino diverse volte. In parte c'è stato un certo ripensamento. Gli ordini le sono stati trasmessi per telescrivente. Devono essere eseguiti alla lettera. Questi ordini non vengono da me, signori. Né dallo Stato Maggiore e nemmeno dall'Alto Comando. Quello che ho qui, amici miei, è un ordine del Führer in persona. Il Führer ci ha ripensato, Kappler. Il feldmaresciallo Kesselring ha sostenuto la tesi che le misure proposte erano eccessive. Ritengo che possiamo essere tutti fieri del fatto che il feldmaresciallo abbia fatto uno sforzo sincero e generoso in appoggio ad una tesi umanitaria. Infatti fucilarne 10 a 1 non è come 50 a 1. È esplicito desiderio del Führer che l'intera operazione sia portata a compimento entro 24 ore. L'ordine è stato diramato alle 19, adesso mancano pochi minuti a mezzanotte, il che vuol dire che abbiamo... 19 ore e 10 minuti, posso vedere il dispaccio? Sono morti 32 dei nostri uomini, il che significa 320 italiani. Kappler, lei preparerà la lista. Quest'ordine riguarda soltanto i condannati a morte e quelli incriminati per reati gravi. Potrebbero non essercene il numero sufficiente a coprire la quota. Questo lo lascio risolvere a lei, è compito suo. Caruso le darà una mano. Caruso, lei fornirà a Kappler 80 nomi, di più se è necessario. 80? Generale, è impossibile. Ne abbiamo pochissimi. 10, 15. Non possiamo... Sì, sì, d'accordo. Facciamo 50. Per ora. Ma, generale... Non potrei avere una richiesta scritta per fornirvi i nomi. Risolva questo con Kappler. Schulz, quante persone condannate a morte abbiamo a via Tasso? Tre, colonnello. Chi sono? Un comunista, una spia, un sabotatore.
E quanti ce ne sono, regina Celi? Nessuno. Condannati ad ergastolo? Neanche uno. Condannati ad altre pene? Condannati ad altre pene ce ne sono diversi. Diversi? Che vuol dire diversi? 16, colonnello. 16. 3 e 16. Di condannati a morte ce ne sono 3 e quelli ne vogliono 320. È impossibile. Pripke. Signor, sì. Trovi il presidente del tribunale militare, lo svegli se necessario. Voglio un'autorizzazione scritta per i 3 e per i 16. Signor, sì. E voglio il permesso scritto di includere tutti coloro che sono in attesa di giudizio per reati gravi. Chiama il generale Aster a Verona. Sì. Domislav, vada da Caruso. Voglio i nomi degli arrestati oggi a Via Rasella, con tutte le informazioni possibili. La raggiungo là appena ho parlato col generale Aster. Aster? Sì, sì, può darci una mano. Lui ha giurisdizione su una categoria che avevo trascurato. Vada. Bene, colonnello. Sì. Sarà facile dimostrare la loro colpevolezza. Generale Aster. Il generale Harster? Kapler, generale. Kapler da Roma. Sì, ho saputo. Senta, Kapler, che cosa vuole che faccia? La cosa importante è completare la lista. Se non raggiunge il numero, prenda gli ebrei. Allora posso ritenermi autorizzato? Grazie. Buonanotte. Schutz, conti gli ebrei. Credo siano 57. Ne abbiamo altri 8 a Regina Celi, arrestati per altri motivi, antifascismo e reati politici. Li aggiunga alla lista. Signor, sì. 57, 65, 71, 85 più i 50 di Caruso fanno 135. Ne mancano 185. Sì? Ho telefonato, colonnello. Abbiamo la piena autorizzazione del presidente del tribunale. Ha sentito, Schutz? Ma rifiuta di assumersi alcuna responsabilità per quelli in attesa di giudizio. E io come faccio a completare le... Dice che deve autorizzarlo il giudice in capo. Allora? Ho telefonato al giudice... Allora? Autorizzazione concessa. Bene, bene. La voglio per iscritto. Signor, sì. Schutz, metta insieme le liste. Signor, sì. Esaminerò uno ad uno i nomi di queste persone. Ma prima devo raggiungere Domislav nell'ufficio di Caruso. Dovremmo ottenere più nomi che è possibile. Non sarà facile, certamente. Vi renderete conto che è necessario muoversi con grande rapidità e massima segretezza. Per la verità, i nostri ragazzi preferirebbero mettere le mani sui responsabili dell'attacco. Questo non ci riguarda, Pribke. Inoltre ci sono delle questioni di sicurezza a cui dobbiamo rivolgere la nostra massima attenzione. Adesso tutto può accadere e con gli americani vicini sarebbe il caos totale. Potrebbe essere la fine. Anche la fine di Roma. Non mi dica che è venuto a trovarmi a quest'ora di notte solo perché a Kapler fa gola un altro quadro. No, padre, questa volta non sono venuto a togliere, ma a dare. E sono venuto a quest'ora nella speranza di poter mantenere segreto questo incontro. Non vedo come possa rimanere segreto. La missione diplomatica che il Santo Padre mi ha affidato è praticamente di dominio pubblico. In ogni caso, quello che sto per dirle deve rimanere solo fra lei e me. Lei saprà certamente di Via Rasella. L'ho saputo, ma ho pochi dettagli. 32 soldati sono rimasti uccisi. 320 italiani saranno fucilati per rappresaglia. L'ordine è venuto da molti in alto. Mia opinione è che stiamo per commettere un errore che si deve evitare. Non mi fraintenda. La morte di 320 italiani mi interessa ben poco di fronte a 10-15 milioni di persone che sono morte in questa guerra. Ma dobbiamo essere molto prudenti. Una nostra rappresaglia può provocare nella cittadinanza una reazione violentissima di sdegno e di odio. Lo sa anche lei che Roma è una polveriera e che i partigiani aspettano il momento propizio per unire le loro forze. Lei ha detto che era venuto qui a dare. Sì, padre. A darle il nome dell'unica persona al mondo che può forse evitare la rappresaglia. Il Santo Padre. Il Santo Padre. La complicità di almeno qualcuno degli abitanti di Via Rasella è fuori dubbio. Nessuno avrebbe potuto effettuare l'attacco senza avere il loro appoggio.
È tutto quello che siete riusciti a trovare, Caruso? Abbiamo perquisito tutte le case della strada, trovato pubblicazioni legali, manifestini, discorsi di Churchill e Roosevelt in inglese, sì, ecco, cos'altro. Quante persone ha arrestato? Più o meno 10. Prenda i nomi, li voglio per la mia lista. Mi servono per la mia. Sono per la mia. Lei ci dia 50 nomi come promesso per le 10 di mattina. Mi occorre l'autorizzazione di Buffarini qui. La ottenga! Ma signor colonnello, non li abbiamo 50. Non possiamo... Ci sono gli ebrei. Ho parlato col duce stanotte. Rimetto ogni decisione a vostra eccellenza. Credo che sarebbe meglio se agiste voi a nome del governo. Il duce ha detto che vuole altri particolari. Quindi, appena finito con Kapler, stendetemi un rapporto. Kapler vuole avere 50 nomi. 50. Io non ho l'autorità, eccellenza. Cosa posso fare, secondo voi? Dovete darglieli, Caruso. Altrimenti quello là chissà cosa fa succedere. Sì, sì, dateglieli, dateglieli. Allora, in tal caso... dovreste darmene l'ordine per iscritto. Perché credete che v'abbiamo fatto questore di Roma, Caruso? In Toscana noi ci suol dire: l'hai voluta la bicicletta e ora pedala. E non cercate di coinvolgere me. Io ci sono già dentro fino al collo. D'accordo, gli darò la lista. Comunque siamo anche noi su una lista. Non è vero, eccellenza? Colonnello, ho ritelefonato all'ufficio di Caruso. Dicono che la lista è ancora incompleta. Lasci perdere Caruso per il momento. C'è un altro problema. Dove sotterrarli? Dobrich si incaricherà dell'esecuzione, ma dove? La sicurezza è nostro compito. Dobbiamo trovare un luogo che si presti. Ci vorranno giorni e giorni. Se dobbiamo scavare una fossa comune, ci vorrebbe una grotta naturale
da usare come camera mortuaria. Colonnello, c'è quel prete. Prete? Quale prete? Padre Antonelli. Cosa vuole? Dice che deve parlarle. Dov'è? Posso concederle solo 2 minuti, padre. Colonnello, sono venuto qui perché lei è stato gentile con me e vorrei sapere cosa succederà ora. Non verrà colpito. Solamente una giusta rappresaglia, padre, eseguita secondo le leggi della Convenzione dell'AIA. La guerra anche delle leggi? Sì, e noi le rispetteremo. La legge prevede il diritto di rappresaglia in caso di attentati alle truppe regolari. Loro dicono di aver compiuto un'azione di guerra. Loro? Li conosce? Quanti sono? 2, 3? Quanti? E chi sono, padre? Ma tutti, tutti, colonnello. È l'unica cosa di cui si parla a Roma. Ma voi non avete detto niente. Non avete avvertito. Se i responsabili non si presenteranno spontaneamente, fucileremo. Forse loro aspettano questo e potrebbero anche presentarsi. Cosa ce ne facciamo di un pugno di assassini? Non è sufficiente, padre. E secondo voi questa è una rappresaglia? Ma avete fatto qualche sforzo per trovare gli attentatori? Avete fatto un pubblico annuncio avvertendo la popolazione romana delle misure che avreste adottato in casi simili? Non avete fatto niente. L'Italia è nostra alleata. L'Italia? Ma quale Italia? Ce ne sono 2 d'Italie e lei non sta con quella vera. No, colonnello, questa non è una rappresaglia. Lei sa bene di compiere un crimine e non è abbastanza grande per coprirlo con belle parole. Questo è soltanto un massacro di vite umane, senza nessun rispetto per le più elementari regole di guerra. È troppo tardi, padre. L'ingranaggio ormai gira da solo. E allora fermi l'ingranaggio. L'ingranaggio è ciò che lei chiama Dio. Io non posso fermarlo più di quanto un proiettile può rifiutarsi di essere sparato. Io sono un uomo, solo, coinvolto nel corso degli eventi. E neanche lei può fermarlo, padre. Questo è quanto. E ora lasciamo decidere al caso. Dio non si affida al caso per decidere la sorte degli uomini. Il vostro Dio è morto 20 secoli fa. Questa è la lista. Lei ha già fatto la lista degli uomini che moriranno. Le dirò solo che per ogni nome che ho scritto ho riflettuto 3 volte. 3 volte? Faccia qualcosa, colonnello. La stracci, la distrugga, la bruci. Lei è pazzo! Guardi, colonnello, il sole sta sorgendo. L'eterno simbolo del rinnovamento, della speranza. Molti si sveglieranno tardi e non lo vedranno, ma lui continuerà a sorgere per tutti. Molti uomini, padre, sognano quando sono svegli. Io la compiango, colonnello. Non compianga me. Compianga l'uomo a cui sarà affidato l'incarico. Io la fermerò. Padre Pancrazio parlerà con il Papa e lui vi fermerà. Il Papa ha già un fardello pesante. Non rendeteglielo ancora più pesante. Sua Santità preferirà essere informata dopo. Padre Antonelli, io la rispetto. Rispetto la sua mente, rispetto il suo coraggio. Però detesto gli uomini che si illudono. Non tiri troppo la corda. Signor Questore, hanno ritelefonato dall'ufficio del colonnello Kappler. Lui quanti nomi ha? Ha finito. E dice che noi siamo in ritardo. In ritardo? È facile, troppo facile dire che siamo in ritardo. Lui mi dirà che dovevo fare solo 50 nomi. Ma questi sono italiani. Sono italiani. Ci penso su 3 volte per ogni nome. 3! 3 volte! Dove sono? Sono andati via poco dopo di lei. Non hanno lasciato un messaggio? No. Non sai dove abita la signorina Elena, Paolo, gli altri? Poche persone vivono a casa oggigiorno, padre. Che Dio li aiuti. E aiuti tutti noi.
Dov'è il padre generale? Non c'è. Questo lo vedo. Io voglio sapere dov'è. Lei vuole? Cerchi di capire. Devo assolutamente sapere dov'è. È una questione di vita o di morte. Se ne rende conto? Tutto è questione di vita o di morte di questi tempi, padre Antonelli. Padre Gruber, cerchi di aiutarmi. Devo vedere il padre generale immediatamente. Dovrebbe sapere ormai che va a trovare il Santo Padre ogni giorno. È andato in Vaticano. Dove non possiamo assolutamente disturbarlo. L'ufficio statistico del governatorato di Roma comunica. Ieri i nati vivi sono stati 80, i decessi 77. La borsa di Roma ha registrato minime variazioni. Le Fiat hanno guadagnato due. Aldo. Le Pirelli sono diminuite di una frazione di punto. Ciao. Ciao. Le gas hanno guadagnato un punto e mezzo. Per i nostri ascoltatori leggiamo i programmi di oggi. Notiziari alle 17, alle 20 e alle 23. Alle 12, melodie e amore. La Roma ha battuto la Lazio. C'è la prima di un film svedese al Barberini. Niente su Via Rasella. La radio, il giornale, niente. Come se non fosse successo. È successo, però. Non lo dimenticherò mai. Il mondo cattolico, la parola di Dio. Alle 20:20, trasmissione in diretta del concerto sinfonico diretto dal maestro Alceo Toni. Fine del notiziario. Lo so, è per questo che sono qui. Per cercare di evitare un atto insensato da parte dei tedeschi. Sì, ma... No, ascolti, padre. Insieme ad una personalità molto importante, ho preparato un piano da sottoporre a sua santità. Può essere sicuro che il Papa lo esaminerà con la massima attenzione. Primo, un tentativo di far rimandare la rappresaglia, almeno per il momento. Secondo, una messa da requiem in una delle basiliche di Roma per i soldati tedeschi uccisi. Il Santo Padre potrebbe essere presente. Sono certo che questo riscuoterà approvazioni in ogni ambiente. Ed è probabile che serva ad addolcire quegli uomini che hanno preso questa sconsiderata decisione. Padre generale. Mi aspetti alla missione salvatoriana. Mi aspetti là e preghi. Preghi. Lei si rifiuta, Dobrik? Si rifiuta? I miei uomini non sono addestrati per un'operazione di questo genere. Per la maggior parte sono reclute. I suoi uomini sono stati massacrati? E lei si comporta come se la cosa non la riguardasse. E osa rifiutarsi di obbedire a un ordine che viene dal Führer in persona? Questo è alto tradimento. E lei ne risponderà personalmente davanti a una corte marziale. Si consideri agli arresti! Passatemi il quartier generale del generale Mackensen. Subito! Il maggiore Dobrik si rifiuta di eseguire l'ordine. Il mio elenco è pronto, generale. I 50 di Caruso completeranno la lista. Ci sarebbe anche la possibilità... Sì? Sì, me lo passi. Colonnello Hauser? Ascolti bene, colonnello. Deve provvedere con la massima urgenza a mettere un distaccamento di suoi uomini a mia disposizione. Dovranno procedere all'esecuzione di 320 ostaggi. Cosa?
Come ha detto? Qui ci sono i nomi, non è stato facile. Questo è un rapporto sulla località scelta e qui c'è una copia della pianta del posto stesso che abbiamo ritenuto adatto allo scopo. Il colonnello Hauser si rifiuta di mettere un reparto a mia disposizione. Dice che questo è compito delle SS, non dell'esercito. Beh, direi che ha ragione. Kapler, lei non si rende conto. Dobrik si rifiuta. Hauser si rifiuta. E in altre parole, si lavano le mani di tutta la faccenda. Abbiamo 8 ore soltanto. A che serve la sua lista? Chi li fucila? Non si preoccupi, generale. Troverà qualcuno disposto a farlo. Sì, lei. Lo farà lei. Se è un ordine ufficiale, generale, allora metterò i miei uomini a sua disposizione per questa operazione. No, Kapler. Quale comandante del servizio di sicurezza di Roma, è suo dovere dare l'esempio ai suoi uomini. Lei e tutti i suoi ufficiali dovrete prendere parte personalmente a questa operazione. Questo è il mio ordine ufficiale. E naturalmente lo avrà per iscritto. Ha ragione, generale. Non chiederei ai miei uomini di fare una cosa che io stesso non farei. È una necessità simbolica, credo. Lei è un bravo ufficiale, Kapler. Ne farò menzione nel mio rapporto al Führer. Questo le gioverà molto in futuro. Mi sono offerto volontario per il fronte orientale per 5 volte. Mi è stato sempre rifiutato. Dicendomi che avevo un compito importante. Un compito importante da svolgere a Roma. Sapete già perché vi ho riunito qui, quindi non sprecherò il poco tempo che ci resta. Il capitano Priebke, al quale ho già parlato, sta dando istruzioni agli uomini. Comunque, voglio chiarire con voi prima di tutto 2 cose. Primo, non esiste questione di responsabilità morale. Siamo soldati che obbediscono a precisi ordini. Secondo, tutti noi, 74 tra ufficiali e soldati, tutti di nazionalità tedesca, prenderemo parte a questa operazione. Chiunque si rifiuti ne risponderà ad un tribunale militare. E sapete tutti che cosa significhi. Come molti di voi, io non ho mai ucciso un uomo. Sparerò io il primo colpo. Sono certo di parlare a nome di tutti, colonnello, dicendole che faremo il nostro dovere. Grazie, signori. Questo è il luogo dell'operazione. Una serie di grotte artificiali abbandonate, a circa 3,5 chilometri a sud-ovest di via Tasso, dove siamo ora. Situate sulla via Ardeatina, che è qui. Le gallerie sono scavate nel tufo. Una volta chiuse, diverranno una specie di camera mortuaria naturale e l'umidità accelererà la decomposizione dei resti. Gli accessi sono già stati minati e le mine saranno fatte saltare alla fine dell'operazione. I prigionieri verranno fatti entrare da qui. Le esecuzioni avranno luogo mediante pistole automatiche del tipo Mauser. I prigionieri saranno giustiziati a gruppi di 5 da squadre di 5, quindi ciascuno di noi dovrà uccidere 4 o 5 persone. Adesso vi mostro la procedura da seguire. Vetien, si inginocchi qui. I prigionieri in ginocchio, testa un po' inclinata in avanti. La canna della pistola alla base della nuca a breve distanza, ma il contatto non è necessario. Il proiettile passerà dal basso in alto attraverso il cervello, causando all'istante una morte indolore. Grazie. Ho calcolato 3 ore per raccogliere i prigionieri, 1 ora per il trasporto alle grotte, 1 minuto per ogni esecuzione.
Dovremmo aver finito al tramonto con un paio d'ore d'anticipo, se tutto va secondo i piani. Ho già fatto richiesta di 40 camion all'autoparco, ma hanno fatto delle difficoltà. Difficoltà? Che difficoltà? 18 di quei camion servono al trasporto della carne. L'ufficiale addetto al rifornimento obietta che se ci trasportiamo degli uomini dovranno essere sterilizzati dopo. Procuri i camion. Rispondo io alle obiezioni. Signori, non dobbiamo attirare l'attenzione, a tutti i costi. La nostra migliore garanzia è la rapidità. Hanno telefonato dall'ospedale, signore. È morto un altro dei nostri. Ciò vuol dire che aggiungerò altri 10 nomi alla lista per un totale di 330. Modificate i vostri piani, signori. Questo è tutto. Pribke. L'altra sera lei mi disse di 10 ebrei che vivevano in case di ariani. Io le dissi di arrestarli. Ha eseguito l'ordine? Sono a Regina Celi fin da ieri. Li aggiunga alla lista. Signor, sì. Pribke. Mandi qualche cassa di cognac alle grotte. Per i nostri uomini non sarà facile. Sì, sì. Prego, si sieda. Mi dispiace che abbia atteso così a lungo. Padre, mi dica cosa si è concluso. Tutto quello che era umanamente possibile, mi creda. E cioè, che cosa vuol dire? Il Santo Padre ha preso in seria considerazione la possibilità di un suo intervento, ma i tedeschi hanno minacciato di rivedere il loro atteggiamento nei negoziati tuttora in corso per la salvezza di Roma. La salvezza di Roma? Quale salvezza, padre? La salvezza di chi? Padre Antonelli, perfino in un momento come questo non possiamo dimenticare che la Germania è il nostro ultimo baluardo contro l'avanzare del comunismo ateo. Insomma, lei vuol dire che il Papa si rifiuta di intervenire, che ha dimenticato di essere il vescovo di Roma. Come osa giudicare, padre Antonelli? Il Santo Padre è prigioniero della storia e li deve pensare ad agire in termini universali. Così la Chiesa rinuncia alla sua missione. Il Santo Padre ha scelto di non far niente. Abbiamo tutti scelto di non far niente. La prego, si calmi, padre Antonelli. Queste ore non sono passate invano. Abbiamo stilato una dichiarazione che apparirà sulla prima pagina dell'Osservatore Romano di domani. Domani? Lasci che glielo legga, figliolo. Così giudicherà lei stesso. In queste ore di ansia ci rivolgiamo in particolare alla città di Roma, così spesso torturata da angosce e tribolazioni. Lanciamo il nostro appello alla retta coscienza della popolazione, che pure ha dimostrato così ammirevole spirito di sacrificio e profondo senso di dignità. Non si infranga con impulsi violenti questo atteggiamento così degno della virtù della nostra gente, mentre ogni atto inconsulto non avrebbe altro risultato che di finire a danno di tanti innocenti già troppo provati da angosce e da privazioni. A coloro ai quali incombe mantenere l'ordine pubblico. Colonnello Kaplan? Grazie. Ma devo parlargli, scusi. Non volevano lasciarmi entrare. È entrato, che vuole? Vengo ora dal Vaticano. Il Santo Padre sta facendo i passi necessari. Dovete rimandare. Siamo già stati informati dei passi necessari che il Santo Padre è disposto a fare. Ecco cosa pubblicherà l'Osservatore Romano di domani. Mantenere l'ordine pubblico. Il compito che esso non venga turbato da qualsiasi atteggiamento che possa essere motivo di dolorose contese. A coloro che possono e sanno influire sull'animo dei cittadini e soprattutto ai preti, l'alta missione del persuadere, pacificare
e recare conforto. Come vede, padre, non c'era motivo che venisse qui. Colonnello, lei ha un'anima, una coscienza, la chiami col nome che le pare. Ma un giorno, a prescindere da quello che avverrà oggi, lei sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Faccia qualcosa, c'è ancora tempo. No, non c'è tempo, padre. È sempre tardi, me ne rendo conto adesso. Ciascuno deve seguire la sua strada, anche un papa. Chiunque pensi di poter controllare il proprio destino, sogna un sogno antichissimo. L'antico sogno dei folli. Folli? Ci chiamate folli? Utopisti? Chiamate rappresaglia un massacro? Chiamate un ragazzo cosciente vivo partigiano? Ostaggio un vecchio malandato? Una donna piena d'amore? Una comunista? Il boia ha una maschera, colonnello. E voi vi nascondete dietro vuote parole. Vi mascherate solo allo scopo di distruggere. Ma siamo tutti esseri umani, creature di Dio sulla terra, non gli ingranaggi di una macchina. L'uomo può scegliere. Scelga, colonnello. La stanno aspettando, signore. Io vado a fare il mio dovere. Le ho detto quello che si aspettano da lei. Vada a fare il suo. Non c'è più tempo, padre. Lei non può fare nient'altro. No, posso ancora fare qualcosa. No, padre. Vai lì. Mi serve questa bicicletta, mi serve! Subito a Regina Celi e consegnatela personalmente a... Signor questore, hanno telefonato adesso da Regina Celi. Li hanno già portati via. Ma è impossibile. La lista ce l'ho io. E questa? Questa è l'unica copia. Gli uomini di Kapler hanno detto che se non gli consegnavano i prigionieri, portavano via gli agenti di custodia. Hanno preso 55 detenuti. Ma sono troppi. Sono troppi. Troppi, troppi. Sono... Ne hanno presi 5 di più.
Fermatevi. Giuseppe Gaetano, Pietro Ennio, Ivero Riattilio, Lotti Giuseppe, Nobili Edoardo, Inepi Giorgio. Mi lasci passare. No, mi lasci passare! Via! Indietro! Non posso farlo, signore. Thank you.
10 settimane più tardi, gli alleati liberarono Roma. Il questore di Roma, Pietro Caruso, venne processato da un tribunale italiano, condannato a morte e giustiziato. Il generale Kurt Meltzer fu processato e condannato a morte nel 1946. La sentenza non fu eseguita. Morì in prigione. Il feldmaresciallo Albert Kesselring fu processato da un tribunale militare britannico nel 1947 e condannato a morte. La sentenza non fu eseguita. Venne rilasciato nel 1952. Il colonnello Herbert Kappler fu processato a Roma nel 1948 e dichiarato colpevole. Fu condannato all'ergastolo e sta tuttora scontando la pena nel carcere militare di Gaeta.